nuova ricetta. Facciamo i nutellotti di Benedetta Rossi. Voglio provare la sua ricetta. Per cui ci serviranno solo 3 ingredienti che adesso vi farò vedere. Prima però iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Lasciatemi un like se volete altre ricette da prendere o ovviamente anche quelle che faccio io. E se volete seguirmi su Instagram vi aspetto anche lì. Un commentino qua sotto se anche voi avete fatto questa ricetta di Benedetta Rossi. Detto questo, andiamo agli ingredienti e poi vediamo la preparazione. Iniziamo. Solo 3 ingredienti ci servono: la Nutella, 2 uova e la farina. 150 grammi di farina. Ovviamente io raddoppio le dosi, per cui faccio 380 di Nutella e 300 di farina. In una ciotola mettiamo la Nutella, dato che ho aumentato le dosi perché ne voglio fare di più, ovviamente vi ho dato gli ingredienti che c'è sul video di Benedetta. Prendiamo le uova e le rompiamo. Dopo aver messo le uova, prendiamo la forchetta e giriamo la Nutella. Deve essere praticamente una consistenza. Mischiamo bene la Nutella e le uova. Deve risultare una pappetta e deve essere bello mischiato tutto, perché sennò, dopo aver fatto questo, mettiamo un po' alla volta la farina. Allora, ovviamente deve essere un po' liquida, leggermente, però secondo me anche così va benissimo, perché tanto poi alla fine devono venire biscotti. Per cui dopo aver fatto questo, prendiamo l'olio di semi, lo mettiamo sulle mani, così almeno non si attacca l'impasto dei biscotti. Prendiamo un po' di impasto e facciamo le palline. Ok, così, e le mettiamo qua e continuiamo così a fare delle palline. Ovviamente io li faccio così, possono essere grandi, possono essere piccoli. Comunque, così, e continuiamo. Quello è troppo grande, forse. Dopo aver fatto questo, se volete lo fate col dito, ma io preferirei farlo con la punta del cucchiaio di legno, e facciamo un buco al centro, che secondo me viene più bello così. Ovviamente lo fai leggermente, senza schiacciare tanto. Dopo aver fatto il buco in mezzo, lo mettiamo in forno a 180 gradi per 10 minuti.
ci vediamo dopo. Ok, proviamo a assaggiare un biscotto, così vi faccio vedere anche dentro come è venuto praticamente. Allora, sono così, io ci ho messo sopra la Nutella. Beh, non è perfetto come l'ha fatti lei, però l'importante è che sono buoni. Non sono male, sono buoni. Ovviamente io non sono pazza della Nutella, perché me la mangio solo una volta, per cui ogni tanto così. Però è buono. Secondo me però dentro o ci voleva più Nutella, anche se era quasi 380 grammi di Nutella, quasi metà confezione. Ho usato, perché dentro si sente pochissimo, sa di più di cacao che di Nutella dentro. Oh. Sono fatto così, non lo so, non so male, ma non mi fanno tanto impazzire. Ovviamente adesso lo finisco. Allora, questa ricetta l'ho fatta di più, perché giustamente noi siamo in 6. Se eravamo in 2, diciamo che bastava solo gli ingredienti che ha detto Benedetta. Ma dato che siamo in 6, siamo un bel po', in 2 ore non ci saranno neanche più questi biscotti qua, perché va a finire sempre così quando faccio i dolci io o quando cucino io, per cui dureranno poco. No, non so mai, sono morbidi, è una via di mezzo, però sia morbidi che duri, ma non sono male. Se volete vedere altre ricette fatte da me, oppure volete altra tipologia come questo video, che io prendo una ricetta di Benedetta e provo a farla insieme, fatemelo sapere qui sotto. Vi ricordo che tutte le altre ricette che poi guardate sono fatte da me, per cui non le ho prese poi da Benedetta, eccetera. A parte che poi lo dico se prendo una ricetta di qualcuno. Per cui fatemi sapere sotto nei commenti se preferite un video dove guardo la ricetta di Benedetta Rossi e poi ve la faccio sul mio canale, come ho fatto con questo video, oppure altre ricette dove li faccio io, provo a inventarle e non so. Diciamo queste tipologie di video qua. Ovviamente le ricette andranno su solo il giovedì, a meno che non ci sono altri video. Detto questo, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Io ho provato a farle quasi identiche alle sue, non sto male, sono venute buone, tanto non non saranno più qui sul tavolo, ma ovviamente non le troverò neanche uno.
Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non vi perdete neanche un solo video, un bel like, seguitemi su Instagram, un commentino qua sotto. Ah, se volete, sotto nei commenti, ditemi quale ricetta volete che faccio, così inizio a preparare. Intanto vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Non so male questi biscottini. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!